Ecco, appunto, di questa malattia rara, curata per oggi abbastanza, e del trapianto di polmone parliamo non solo con la signora Giovanna Corder, che oltretutto sulla sua esperienza ha scritto un libro, Respirerò ancora, un titolo che spiega bene il concetto, anche con il professor Sergio Arari, che è pneumologo all'ospedale San Giuseppe di Milano, e con il professor Alessandro Nanni Costa, che è direttore del centro trapianti all'Istituto Superiore di Sanità. Allora, signora Corder, quanti anni ha aspettato il trapianto? Ho aspettato dalla lista d'attesa, è stato un anno. Un anno. Chi le l'ha comunicata l'annuncio che era? Guardi, una telefonata che me la ricorderò per tutta la vita. E vorrei averla registrata, perché mi sarebbe piaciuto ogni tanto risentirlo, perché dà un'emozione in me. Come viveva prima con la malattia? Dunque, è stata progressiva, come è la malattia di per sé. All'inizio vivevo anche bene, continuavo a fare il mio mestiere, insegnavo danza, per cui insomma anche un affaticamento abbastanza notevole. Dopo, pian piano che la capacità vitale è iniziata a venire meno, ho dovuto iniziare a usare l'ossigeno, finché alla fine si arriva che ci si impiega 3 ore a lavarsi un po' i denti, insomma. Dopo il trapianto, che per lei è andato benissimo, sì. Dopo il trapianto, la prima sensazione che ha avuto? La prima sensazione è stata meravigliosa. Ho assistito alla mia nascita, una rinascita, perché ho sentito, quando mi hanno stubato, sentire l'aria finalmente che ti entrava dentro i polmoni. È stata un'emozione indescrivibile, che auguro a tutti di vivere, per coloro che sono ancora in attesa. Ecco, lei ha fondato un'associazione, Unione Trapiantati Polmonari di Padova. Sono, ecco, perché è tanto utile? È utile, è nata soprattutto per aiutare il reparto di chirurgia toracica dell'ospedale di Padova. E in più il nostro fiore all'occhiello, adesso abbiamo istituito una borsa di studio per la ricerca proprio sulla fibrosi polmonare idiopatica, dedicata a un nostro purtroppo amico che dopo non ce l'ha più fatta. E abbiamo già dato una edizione, il prossimo anno, ecco, sarà la sulla seconda. Sua esperienza lei ha scritto un libro, Respirerò sì. ancora. Perché ci ho sempre creduto che dovevo respirare ancora. Io purtroppo la malattia l'avevo già conosciuta, perché si è portata via mio papà nel 1988, quando ancora non trapianti, non se ne parlava. E quando mi è stata diagnosticata a me, io la conoscevo. E mi metto nei panni di chi adesso invece le viene diagnosticata, adesso iniziamo a parlarne e solo così riusciamo forse tutti insieme a combatterla, ma a quell'epoca ben non poco. Se ne sapeva niente. Ecco, professora Arari, la signora ha avuto questa malattia rara, fibrosi polmonare idiopatica, con una componente genetica, anche il papà l'aveva. Che malattia è? La fibrosi polmonare è una malattia in cui praticamente al tessuto polmonare sano, che ha la funzione di scambiare l'ossigeno con il nostro sangue e quindi di portare poi l'ossigeno ai tessuti, viene sostituito dal tessuto cicatriziale sostanzialmente. Non sappiamo perché venga, questa è la ragione del termine idiopatica. 10% dei casi circa, come nel caso della signora, sono di natura familiare, mentre gli altri 90% non lo sono. Ed è una malattia progressiva e ingravescente. All'inizio è molto subdola, i sintomi sono ingannevoli, si ha una mancanza di fiato magari per fare le scale, che poi peggiora, poi si accompagna la tosse, spesso viene scambiata per altre malattie come la bronchite cronica, come problemi cardiologici. In realtà la diagnosi è abbastanza semplice, perché basta ascoltare il paziente, cioè che il medico lo ascolti, ci sono all'ascoltazione dei segni molto chiari, che sono i crepitii a velcro distaccato, che è un rumore tipico che qualsiasi medico sa distinguere. Ecco, in passato non c'erano cure, oggi grazie all'impegno della medicina, eccetera, dei risultati si sono ottenuti anche su questa, che è una malattia definita rara. Lo sforzo che è stato fatto per questa malattia, come in alcune altre malattie rare come l'ipertensione polmonare, di ricerca è stato uno sforzo enorme. Negli ultimi 10 anni sono stati condotti tantissimi studi clinici che hanno portato a migliorare sia le conoscenze sulla come si manifesta la malattia, come si sviluppa, sia quindi a capire quali sono i possibili punti di attacco dei farmaci. Oggi abbiamo un primo farmaco che è disponibile in Europa
per questa malattia, che è il pirfenidone, che è un farmaco che rallenta l'evoluzione di malattia ed è il primo presidio terapeutico che abbiamo a disposizione per rallentare l'evoluzione della malattia, e molti altri farmaci sono in via di sviluppo per curare questi pazienti. Ecco, il trapianto di polmone è ancora però l'arma vincente a tutto campo? Sì, perché purtroppo noi oggi non abbiamo una cura che sia una guaritiva, abbiamo semplicemente qualcosa che rallenta la malattia, anche se, ripeto, molte altre cose sono in via di sviluppo. Quindi per quei pazienti che vanno avanti nella loro storia di malattia, il trapianto di polmone rappresenta un'ancora di salvezza molto importante, con una speranza significativa per migliorare la loro storia. Ecco, nel 10% la malattia è genetica, come nel caso della signora. In altri, quali altri fattori possono determinare? Il fumo di sigaretta, ad esempio. Il fumo di sigaretta sicuramente è un fattore che gioca negativamente sulla malattia. Ci sono altri fattori che sono in via di studio, perché in realtà non sappiamo esattamente perché la malattia sia a un certo punto, come dire, innescata. Una delle possibilità, dato che la malattia è molto in crescita nei paesi occidentali, uno dei possibili fattori su cui si stanno facendo degli studi è anche l'inquinamento atmosferico, altri sono fattori che possono implicare azioni dell'ambiente come i virus o dall'alimentazione o altri ancora, ma sicuramente a un certo punto si innesca qualcosa che viene riparato in maniera normale, e la riparazione è la cicatrice e quindi la fibrosi che si innesta sul polmone. Professor Nanni Costa, lei coordina, dirige il centro trapianti all'Istituto Superiore di Sanità a Roma e coordina un po' l'attività dei centri trapianti in tutta Italia. Quanti trapianti di polmone facciamo noi? Noi facciamo, in Italia vengono fatti tra 100 e 120 trapianti di polmone ogni anno. Ecco, c'è una grandissima novità sui trapianti di polmone. Si possono fare trapianti da vivente. Come? Esiste una norma che da circa un anno ha autorizzato, ha reso possibile il trapianto da vivente. In questi casi bisogna pensare a dei riceventi di taglia abbastanza piccola che devono ricevere un lobo polmonare da due donatori. Solitamente si tratta di persone adolescenti o in giovane età che ricevono un lobo polmonare dal padre e uno dalla madre. Quindi è possibile per un ragazzetto malato ricevere una parte di polmone dalla mamma e una parte dal papà. Come coloro che donano poi? Coloro che donano sono soggetti a cui viene tolta una parte di polmone che non danneggia la vita successiva. E questa parte di polmone donata dai genitori al ragazzetto, al bambino, come funziona poi? Come fa a crescere, ad adattarsi? Queste due parti, diciamo, che si adattano, devono essere abbastanza piccole, progressivamente si adattano e in un certo senso imparano, al di là di uno sviluppo, a sostituire le altre parti del polmone. E i risultati del trapianto da vivente sono paragonabili a quelle del trapianto da cadavere. È una malattia che ha delle indicazioni nelle forme di insufficienza polmonare terminale che si sviluppano abbastanza precocemente. Una è questo eventuale caso della fibrosi idiopatica, l'altro è quello della fibrosi cistica. Quindi la fibrosi cistica è la malattia per cui si ipotizza il trapianto da vivente di polmone. Abitualmente i soggetti che si ammalano di fibrosi cistica si ammalano fin dalla nascita, sono curati e hanno delle buone aspettative di vita. Ci sono casi nei quali però l'indicazione al trapianto è abbastanza precoce e allora questo diventerà uno degli strumenti possibili. Signora Corri, interrompermi, prego. Un secondo, ma questi casi di trapianto da vivente di polmone, quanti sono stati finora? Ce n'è in Italia non ne sono ancora stati fatti, è una terapia iniziale. In Europa ne sono stati fatti circa 200, quindi la possiamo considerare come una terapia abbastanza consolidata. Le ragioni per cui non abbiamo ancora cominciato in Italia sono ragioni anche di tipo organizzativo, ma io credo che almeno 2-3 centri in Italia siano in grado di affrontare il problema. Quali sono questi centri? Questi centri sono, diciamo, fra i nostri principali centri possiamo considerare che sono sicuramente considerati fra Torino, Padova, Palermo Ismet, Roma, quindi tra i nostri centri principali sicuramente intraprenderanno questa. E i candidati sono bambini, adolescenti, i candidati ragazzetti sono dei con fibrosi soggetti cistica. In Italia
sono soggetti, non è detto che debbano avere la fibrosicistica, devono essere soggetti abbastanza giovani, perché di solito, abitualmente, non necessariamente i genitori, due donatori sono i genitori, e devono essere quindi di un'età abbastanza, di fatto sono abbastanza giovani, perché il donatore deve essere idoneo. Professor Arari, viene un po' spontanea la domanda, questo polmone trapiantato nell'adolescente, nel bambino, donato dai genitori, si riattiva, si rivitalizza un po' come il fegato che si ricrea? Assolutamente, il paragone è totalmente calzante, così come il fegato il polmone può crescere e quindi in realtà questi che sono di solito bambini, come diceva il professor Dani Costa, quando crescono e cresce anche la loro gabbia toracica, cresce anche il polmone, anche se è un lobo, cresce progressivamente, si espande e quindi alla fine questi bambini nell'arco degli anni sviluppano una funzione polmonare, malgrado abbiano solamente un lobo da una parte e un lobo dall'altra, che è molto vicina a quella di una funzione polmonare normale. Quindi questo è, per questo tipo di indicazione, un trapianto interessante che permette oltretutto di fare l'intervento, cosa non banale, in elezione, cioè lo programmi, non è fatto come normalmente avviene in urgenza. Professor Nanni Costa, noi italiani come siamo messi per i trapianti? Siamo ancora uno dei primi paesi in Europa? Sì, lo siamo, non ancora, siamo uno dei primi paesi in Europa, siamo il terzo paese europeo per numero di trapianti, ma direi che abbiamo delle eccellenze nel tema della organizzazione della rete trapiantologica e abbiamo anche delle eccellenze nei temi della valutazione e del controllo della rete trapiantologica. I trapianti in Italia sono un'eccellenza. Signora Corder, ora con il trapianto di polmone, con un polmone donato, come vive? Riesce a fare tutto, detto sì, banalmente? Sì. Ecco. Non scalo l'Everest, però faccio tutto. Però tutto. Ecco. E si vive benissimo, con delle emozioni fortissime, non si è mai soli. C'è sempre qualcuno con noi. Ecco, professore Arari. Io vorrei spendere, noi possiamo avere tutte, voglio spendere proprio una parola per i donatori perché sono persone eccezionali. E quel sì dà inizio a questa catena della vita, perché possiamo avere tutti i più bravi chirurghi, le più brave strutture, però se non parte quel sì generoso dal cuore delle persone. Dal cuore dei parenti, eccetera. Dei parenti che fanno... in un momento... che per loro è tristissimo, per loro vorrebbero gridare il loro dolore, però riescono, le persone che credono nella vita e fanno un dono grossissimo all'umanità. Ecco, professor Arari, un'altra osservazione. Le malattie rare erano chiamate, e lo sono ancora, orfane sì. Di tutto. L'impegno però da parte della sanità c'è e per alcune malattie rare i risultati si vedono. Sì, io credo che ci siano ancora dei problemi molto importanti per queste malattie, anche di discriminazione sociale. Mi riferisco in questo senso, per esempio, al fatto che proprio la fibrosi polmonare idiopatica di cui stiamo parlando oggi non è una malattia riconosciuta nel registro italiano delle malattie rare, questo da anni, e questo comporta il fatto che i pazienti non hanno riconoscimento quindi per l'esenzione dal ticket, non hanno riconoscimento per le cure e l'assistenza. Quindi ci sono dei problemi che riguardano le malattie rare, i farmaci orfani, ancora molto importanti, che rappresentano purtroppo una doppia discriminazione, in cui questi pazienti vivono l'handicap di avere una malattia poco conosciuta dai medici e con difficoltà ad arrivare alla diagnosi, avere dei centri di riferimento, si sentono soli in questa vicenda di malattia e dall'altra parte non sono riconosciuti neanche dal punto di vista istituzionale. Però devo dire dall'altra parte che molto effettivamente sta venendo fatto ed è stato fatto negli anni per la ricerca e su almeno alcune di queste malattie. Le ricadute per i malati in termini di cure efficaci sono sensibili.